Benvenuti alla Soltec, oggi vi mostreremo uno dei prodotti Soltec Shop di punta, che sono le nostre ruote per i container. Soltec Shop vendiamo questi prodotti per la logistica intermodale, che servono proprio alla movimentazione di container, sia da 12 metri che 6 metri, ovvero il 40 e il 20 piedi. Oggi abbiamo questo fantastico container che abbiamo acquistato nuovo per un nostro cliente, che è un 20 piedi iCube, quindi la sua altezza totale è 2,85 m. Al fine di permettere la movimentazione all'interno degli stabilimenti, stiamo per installare delle ruote girevoli e anche con il fermo tramite twistlock. Ogni ruota che andiamo ad installare adesso avrà una capacità da 3 ton e le altre da 5 ton. Venite che vi faccio vedere. La ruota in questione è molto semplice, come quelle che possiamo trovare, diciamo, in ambienti commerciali, ma ingigantita abbastanza, che riesce a prendere e sostenere 3 tonnellate di peso. Qui abbiamo il nostro twistlock, quindi per ancorarla sarà abbastanza semplice. Andiamo sotto, solleviamo di peso la ruota, in questo caso ci possiamo far arrivare e aiutare anche da qualcun altro, e giriamo. La ruota ha un peso abbastanza sostenuto, circa sui 18 kg, che giustamente sono pezzi in fonderia, studiata apposta per questo tipo di lavoro. Quest'altra invece è la ruota che abbiamo messo, da ben 5 tonnellate, come vedete sempre il sistema twistlock, che permette praticamente di sganciarle. Adesso stiamo scaricando del peso, quindi non mi è permesso praticamente di rimuoverla. Anche in questo caso abbiamo il fermo, che possiamo applicare o rimuovere, praticamente in funzione, molto semplice. Questo discorso da quest'altro lato, che invece l'abbiamo un pochino sollevata grazie al nostro carrello elevatore di piccole dimensioni. E adesso vediamo come si muove tutto il container con le nostre 4 ruote. Se tutte le ruote sono allineate, in questo caso il container è vuoto, possiamo anche spostarlo a mano. A questo kit vi faremo vedere nel prossimo video che abbiamo anche un altro accessorio che deve essere ancorato sulle asole laterali per poi metterlo e frenarlo tramite carrello elevatore, nel caso in cui non vogliate utilizzare la vostra forza, insomma, per spostare il container. Un caro saluto e buona giornata da Soltec Shop.